Ma per il caser... No, io sono di Carinola. A questo punto, però, io mi chiedo, questo è un processo di empowering individuale, ma Carinola, dopo un anno di lavoro, è diventata una comunità più empowered? Cioè una comunità capace di promuovere il benessere e promuovere l'autonomia dei suoi cittadini? Di offrire servizi, di offrire possibilità, di offrire partecipazione alle politiche decisionali? Perché oppure siamo rimasti appunto all'assistenzialismo come unica forma di servizio sociale e alla delega alle istituzioni, che era un problema emerso, come unica forma di azione sociale? Perché è vero che è stato tanto bello fare l'analisi di comunità. Fattori esterni ci hanno impedito di restituire i dati immediatamente, quindi il commissariamento del comune, il ritardo della pubblicazione, sicuramente. Però io mi chiedo, ok, il comune è stato lungimirante, l'amministrazione precedente è stata lungimirante, ma sull'iniziativa di una persona. E poi, questa iniziativa dove è andata a finire? I cittadini di Carinola hanno notato la differenza tra prima e dopo l'analisi di comunità, a parte quelli che hanno partecipato e che magari quindi hanno vissuto loro stessi dei cambiamenti. A questo punto, come secondo me è necessario per ogni persona, per ogni gruppo e quindi anche per ogni comunità territoriale, assumersi una responsabilità sociale nei confronti del contesto in cui vive, vi volevo appunto parlare di quello che fa l'Ordine degli Psicologi della Campania, molto brevemente. Quest'ordine in questi 3 anni si è molto avvicinato ai territori e quindi solo quest'anno, queste sono solo le iniziative attive a livello regionale, poi ce ne sono alcune che sono specifiche nei contesti territoriali. Per prima cosa, abbiamo attivato un protocollo d'intesa con l'Ufficio regionale scolastico per la formazione, sull'autostima docente. Promuovere, se voi non la vedete bene, però, perché lo psicologo che noi stiamo promuovendo, uno psicologo che se ne esce dallo studio, che va in contatto nelle piazze, io ho fatto incontri al bar, ho fatto incontri alla banchina del comune. Perché è uno psicologo del territorio veramente, cioè uno che esce, va incontro, cammina, si attiva in prima persona, perché altrimenti come facciamo a dire agli altri attivatevi? Sì, ho capito, tu che fai a posto? E va verso delle politiche sociali. Come vedete, le immagini che abbiamo scelto non sono a caso. L'immagine di sotto a destra, diciamo, ci sono due persone, quindi la mia idea è che lo psicologo accompagna, ma arrivata al video, la persona è autonoma. Così come lo fa lo psicologo clinico, allo stesso modo lo fa lo psicologo territoriale, come in contesti territoriali, possa essere una scuola o una comunità integrativa, quindi la prevenzione e rimozione del caso del disagio e la previsione di forme di partecipazione attiva dei cittadini alla costruzione e alla concreta attuazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Quindi i servizi sociali non vengono costruiti dagli amministratori, vengono co-costruiti con i cittadini, che è quello che abbiamo fatto con l'analisi di comunità, fondamentalmente. Proiettiamo perché non lo sanno. E, a quel punto possiamo anche tranquillamente passare oltre, diciamo. Io andrò molto veloce perché molte delle cose che mi hanno notato per dirvi stasera fondamentalmente le abbiamo già toccate, quindi vorrei usare più che altro questo spazio per riprendere alcuni punti, quindi più come una sintesi. Noi abbiamo parlato di servizi sociali. I servizi sociali, come abbiamo detto, partono dalla 328, quindi stiamo parlando del 2000, questa è la legge nazionale, che fondamentalmente ha modificato chi gestiva i servizi sociali, quindi dando molto più spazio alle regioni per quanto riguarda la legislazione, la progettazione e spazio ai comuni anche all'interno dei piani di zona per una progettazione specifica, quindi avvicinando il servizio sociale al territorio.